Prepariamo il cold brew. Il cold brew è una bevanda già in uso in Giappone nel Settecento, che si prepara utilizzando un'ampolla nella quale andrà poi a finire quello che è il prodotto, dotata di un filtro dove andremo a mettere il caffè. Andiamo poi a utilizzare dei filtri di carta che serviranno a impedire che il caffè possa scendere attraverso i fori grossi e a impedire che quello che andremo a mettere poi sopra si possano formare delle canalizzazioni nel pannello del caffè. Ovviamente andiamo a utilizzare del caffè, in questo caso del caffè macinato molto grosso, e in ultimo andiamo a utilizzare l'acqua, ma in questo caso non acqua calda, ma acqua unita a del ghiaccio per avere una temperatura costante di 0 gradi. Bene, come prima cosa, ovviamente andiamo a mettere il caffè, non a caso, ma dobbiamo pesarlo, tant'è che siamo appoggiati su una bilancia. E per ottenere 1 litro di bevanda, noi andremo a utilizzare all'incirca 60 grammi di caffè in polvere macinato. Ma prima di mettere il caffè in polvere, è fondamentale andare a mettere i nostri filtri di carta. Ricordatevelo sempre, bagniamoli in modo da togliere i residui e i sentori di carta e andiamo a posizionare il primo filtro sul fondo, salvo che il vostro cold brew non sia dotato di un filtro già a maglia molto fine, sufficiente a non far passare la polvere di caffè. Una volta posizionato, ecco che possiamo prendere il nostro caffè e andare a metterlo all'interno. Dicevamo 60 grammi. Circa, perché circa? Perché se lo vogliamo meno intenso possiamo anche usarne 50-55, se invece lo vogliamo più carico, per cui abbiamo bisogno di avere una quantità di caffè maggiore, potremmo arrivare anche fino a 70 grammi, 80 grammi per litro. Questo ovviamente darà al nostro prodotto finale una intensità decisamente maggiore. Livelliamo in modo che sia ben livellato il pannello del caffè. Prendiamo il secondo filtro che andremo anch'esso a bagnare, a inumidire e lavarlo per togliergli i sentori. E come abbiamo detto prima, lo posizioniamo per evitare che poi le gocce di acqua che stilleranno sulla polvere di caffè facciano l'effetto channeling, cioè canalizzazione, evitare che si formino quindi dei passaggi preferenziali per l'acqua. In questo momento abbiamo posizionato il nostro filtro qua su quello che può essere il pannello del caffè, lo mettiamo sotto l'ampolla e andiamo a regolare il flusso dell'acqua. Ecco, questo tipo di estrazione è un'estrazione che richiede molto tempo. Non è un prodotto che possiamo avere e bere immediatamente. Ci vanno dalle 8 alle 12 ore, a seconda dell'intensità che vogliamo, a seconda di come abbiamo macinato il nostro caffè, più o meno fine, a seconda di quanto ne abbiamo messo. Quindi le variabili sono sempre molteplici. E la macinatura e il tempo sono due delle costanti che entrano sempre in ogni preparazione dove noi andiamo a usare acqua e caffè. Ora che il pannello si sta bagnando in modo uniforme, andiamo a regolare il flusso dell'acqua e facciamo scendere le gocce circa una goccia al secondo. Lo lasceremo quindi qui finché goccia dopo goccia, tutte le proprietà dolci del caffè che abbiamo messo all'interno saranno estratte e finiranno in ampolla. Il risultato finale sarà poi un liquido molto molto limpido, molto chiaro e soprattutto molto dolce, molto gradevole. Perché? Perché in questa fase di estrazione non abbiamo estratto i grassi dal caffè, per cui sarà conservabile, potremo conservarlo in frigo per più tempo, sarà allungabile, potremo allungarlo, diluirlo con acqua fredda o calda a piacere, con ghiaccio, con del latte freddo o caldo a piacere,
Potremmo anche usare prodotti alternativi, quelli che vengono chiamate una bevanda al cocco o latte di cocco, anche se non è proprio corretta come terminologia, così come allungarlo con della soia, bevanda alla soia, con della bevanda alle mandorle, alle nocciole, o utilizzarlo in molteplici preparazioni a base alcolica e quindi realizzare dei fantastici cocktail con il nostro cold brew, servito tradizionalmente all'interno di un bicchiere on the rocks.